questa nuova puntata. Oggi siamo con Luana Schweitzer, una gura. Buongiorno a tutti. E poi capiremo chi è in un posto, direi, bellissimo. Oggi ti ho portata in un posto magnifico per poter raccontare chi sei e che cosa fai. Benvenuta innanzitutto. Grazie. Sono molto felice di accoglierti qui, anche perché dovete sapere che Luana arriva dal Trentino e quindi ha fatto un bel viaggetto per poterci raggiungere. Eh sì, però sono felicissima e mi trovo nel mio habitat naturale, il verde, immersa in questa oasi rilassante. Ho in mano un bellissimo regalo che tu mi hai portato dal Trentino, che è Crea te stessa, e poi dopo andremo ad approfondire il tutto. Sì. Che cos'è questa? Questa è l'agenda della business gura con un claim: gura è chi la gura fa. Ed è un'agenda particolare perché non è la classica agenda dove segnarsi gli impegni del giorno o to-do list chilometriche come noi donne siamo abituate a fare, però un'agenda invece che ti porta a introdurre una metodologia organizzativa che ti porta veramente non solo a raggiungere i risultati, ma con questa agenda c'è anche un workshop in regalo che si chiama Pianifica il tuo successo, dove ti insegno come trasformare i tuoi sogni in concretezza. Ed è una cosa bellissima, perché chi non vuole che i propri sogni si realizzino? Esatto. Diamoci da fare. Allora, Luana, come dicevo, tu arrivi ovviamente dal Trentino e ci sei nata anche in Trentino, in un piccolo paesino, quindi in realtà tutta la tua storia nasce da una piccola realtà che poi pian piano si è allargata quando ti sei trasferita in città e a Udine. Ti va di raccontarci la prima parte della tua vita, come si è svolta e come poi si è trasformata nel momento in cui ti sei trasferita a Udine? Sì, come giustamente dici tu, provengo da un piccolo paesino, quindi ho avuto un'infanzia assolutamente tranquilla, rilassante e in qualche modo anche però circoscritta, dentro una sorta di bolla di protezione. Quando sono arrivata in città mi trovavo totalmente spaesata, quindi ho capito che esisteva un mondo al di fuori. Poi nel tempo, crescendo e evolvendo, ho capito che dovevo assolutamente ampliare la mia visione, quindi esiste un mondo al di là di quelle che sono le nostre credenze limitanti, di cui non ci rendiamo conto semplicemente perché l'ambiente in cui nasciamo, le persone che frequentiamo, ma anche le esperienze che noi facciamo, non ci permettono di vedere ciò che oggi ancora noi non conosciamo. E questa cosa che è successa a me personalmente mi aiuta oggi per accendere una luce anche nelle donne che io seguo, perché proprio faccio capire loro che se non vedono il fatto di potersi realizzare, di potercela fare, non è dovuto alle loro capacità, è più dovuto alle loro credenze. Che bloccano, che non permettono di veder loro invece il proprio potenziale. Cosa che tu sei riuscita poi a fare. Cosa che sono riuscita a fare pian pianino, ci è voluta una vita per riuscire a farcela, perché non avevo qualcuno che mi aiutava a capire tutto questo. Quindi mi sono laureata a Udine e fortunatamente sono subito riuscita a trovare lavoro. Era all'epoca il 2000, inizio 2000, era l'epoca dei lavori interinali, quindi trovare tanti lavori differenti era molto semplice. E sono arrivata in un'azienda, ho avuto diverse esperienze fino ad essere arrivata nella mia ultima esperienza lavorativa, che è quella che è durata un bel po' di anni e dove ho fatto carriera, dove sono diventata manager. Per cui se io ripenso a se quella manager guardasse la bambina del paesino, gli direbbe: dai, ce la puoi fare, guarda che non è tutto qua. Allora, una cosa ti vorrei dire: nel momento in cui tu sei diventata manager e quindi hai fatto carriera, hai dovuto fare come fanno gli uomini. Certo. Come fanno gli uomini? Mi sono trovata proprio a scontrarmi con una concorrenza, diciamo, interna, perché io volevo aver successo, volevo riuscire a far carriera, ma ero l'unica donna e mi confrontavo con gli altri uomini che
erano agivano in modo completamente diverso da me. Loro erano più autoreferenziali, mettevano in luce le loro caratteristiche, il fatto che loro facevano una cosa, la facevano bene, quindi in qualche modo lo facevano sapere a tutti. Io ragionavo da donna, ovvero per me riuscire a far carriera era dover essere brava e mi concentravo e stavo in azienda un sacco di tempo perché pensavo più io divento brava prima qualcuno si accorgerà di me. Però ho aspettato troppo tempo e ho capito che forse dovevo imparare anch'io qualcosa dagli uomini e una di queste cose è stato iniziare a far notare le cose che facevo, il beneficio che portavano all'azienda e da lì effettivamente sono stata presa in considerazione. Quindi questa è una cosa che in realtà possiamo fare un po' tutte. Sì. Sì, assolutamente, è quella di smettere di credere che per riuscire a raggiungere ciò che noi desideriamo dobbiamo essere perfette e questa perfezione poi non la raggiungiamo mai, ecco che rimaniamo vittime di noi stesse, siamo noi stesse che ci blocchiamo, invece dobbiamo fare sì, impegnarci assolutamente, ma anche fermarci e una cosa molto importante, vedere noi per prime quelli che sono i nostri successi, quello che è ciò che siamo state capaci di realizzare, quello che abbiamo apportato, riconoscercelo e comunicarlo. E noi queste cose difficilmente le facciamo, proprio partendo da noi stesse non ci riconosciamo per prima il nostro valore. E questa è una cosa verissima che credo che il 99% delle donne faccia, cioè non riconoscere il proprio esatto. valore, che è una cosa importantissima per poter partire e tu ce lo insegni. Riconoscerci e quindi farci valere. Esatto. Nella tua vita hai viaggiato anche molto. Sì. E a un certo punto sei diventata anche mamma. Un altro punto, un'altra giro di pagina epocale per la vita di ogni donna. Perché? Perché quando diventiamo mamme cambiamo la nostra identità, c'è un momento preciso in cui quando ci mettono in braccio il nostro bambino appena nato noi capiamo che la nostra vita non sarà mai più la stessa. Solo che viviamo in una società che questo non lo capisce o questo non ce lo concede. Per cui che cosa succede? Anziché avere un'evoluzione di quella che è la nostra identità, dobbiamo sdoppiarla. Quindi viviamo ancora nel dover essere le brave donne in carriera, piuttosto che brave lavoratrici, piuttosto che brave professioniste di prima e in più abbiamo anche questo nuovo ruolo di mamma che ovviamente ci impegna, ci richiede tanta presenza, ci richiede anche tantissima energia e un focus completamente diverso. E io non volevo questo per la mia vita. Ormai dal 2008 ero coach professionista e applicavo il coaching all'interno dell'azienda per la quale lavoravo e avendo proprio capito che non dovevo sdoppiare i miei ruoli, io dovevo integrare questi due ruoli, ho fatto una scelta di vita che dalle persone che mi stavano vicine, fortunatamente eccetto mio marito che mi ha sempre sostenuta e questo indubbiamente è stato un valore aggiunto pazzesco, ho scelto di cambiare completamente vita e mi sono licenziata da un lavoro da manager con uno stipendio ovviamente fisso, sicuro e di un certo tipo, per invece trovare una mia nuova identità. Cosa hai iniziato a fare? Perché è una cosa anche abbastanza particolare, sì. Però da trentina credo che in Trentino sia una cosa sì. Abbastanza sì, sì, usuale. Sì. Sì, io ho cambiato completamente vita e se lo dico mi fa anche ridere, insegnando alla gente a camminare con i bastoncini. Sono diventata un'istruttrice di Nordic Walking, ovviamente come sempre ho trascinato con me anche quella povera anima di mio marito. Però ci crede, che ci crede. E insieme abbiamo fondato un'associazione sportiva che si chiama Udine Nordic Walking Benessere e dove abbiamo portato il Nordic Walking in tutto il Friuli Venezia Giulia. Anche perché in quella zona
non c'era, non cioè c'era. Era molto conosciuto in Trentino, ma in quella zona era un po' scoperta da esatto. questa cosa, quindi avete introdotto una novità. Una novità che ho saputo comunque organizzare, strutturare a livello un po' manageriale, quindi ormai questa competenza era forte dentro di me. E questo ha fatto sì che avesse un successo pazzesco. Ho iniziato a studiare marketing, ho iniziato a capire come mi sono costruita il sito web da sola nel 2010, quando nel 2010, oggi magari è normale un po' per tutti, ma nel 2010 neppure le aziende avevano il sito web. E mi sono creata un sacco di competenze permettendomi di fare una cosa che per me in quel momento era la più importante di tutti, ed era quella di poter stare con mia figlia, poterla vedere crescere, poterle stare a fianco, poterla, insomma, essere io la persona da cui apprendeva, soprattutto i primi anni di vita, che sono fondamentali. Ad un certo punto arriva Business Your Life. Sì, ad un certo punto arriva una nuova evoluzione. Molte donne che vedevano la mia nuova identità, quindi vedevano il fatto che potevo stare con mia figlia, che avevo lasciato un lavoro, che vivevo di un'attività che mi piaceva, hanno iniziato a chiedermi: senti, ma tu, ma come hai fatto? Come ci sei riuscita? Come potrei farlo anche per me? E ho iniziato a tenere dei piccoli gruppi con donne di Udine insomma lì vicino, dei piccoli corsi con queste donne, dove spiegavo come ci si crea un'attività, come la si può organizzare da un punto di vista imprenditoriale, come la si può comunicare, come si può far marketing di se stesse, e soprattutto in quanto donna e proprio perché l'ho vissuto, riuscivo con grande facilità ad andare a trovare le loro resistenze, le loro convinzioni, le credenze limitanti di cui parlavamo all'inizio, e riuscivo proprio a sostenerle anche da un punto di vista personale. Per cui sono riuscita a inglobare queste mie competenze per portare poi molte donne al successo, alla realizzazione del loro brand. E da lì è nato qualcosa di più grande ancora, perché il 1 ottobre del 2016 ho pubblicato il mio primo video su Facebook di ispirazione. Quindi per la le tua donne. Pagina Facebook, magari per chi ci vuole seguire, ripetiamo, si chiama Business Your Life. Sì, Luana Schweitzer, Business Your Life. Okay. Esatto, dove pubblico tantissimo materiale per tutte le donne, e ho iniziato a creare degli eventi dal vivo. Era l'epoca ancora in cui si poteva, 2016-2017 in realtà ho tenuto il mio primo evento, dove hanno iniziato a venire tante donne di tutta Italia. Io non mi aspettavo tutto questo successo. E invece ce n'è bisogno, e si vede che molte donne hanno voglia di realizzarsi. Questo è fantastico. Con l'arrivo della pandemia tutto un po' è cambiato, e quindi da quello che erano gli eventi dal vivo, la Business Your Life Academy, dove proprio strutturavo un percorso dove aiutavo le donne a ripercorrere poi tutto quello che avevo fatto io per avere successo, è diventato online, quindi vari percorsi online dove viene dato un indirizzo specifico ad ogni percorso, perché poi ci sono varie necessità. C'è la donna che fa network marketing, che ha bisogno di capire ad esempio come promuoversi in modo non aggressivo, non sì. brutto, come purtroppo ancora spesso viene fatto. Ci sono donne invece che hanno bisogno di imparare a comunicare il proprio valore, la propria attività. Ci sono donne che hanno bisogno di promuoversi sui social. Ci sono donne che hanno bisogno proprio di imparare a strutturare meglio il proprio business. Ci sono donne che hanno una passione e non sanno come concretizzarla in un'attività, per cui aiuto tutte queste donne. Diciamo poi che nella tua Academy tu fai corsi e fai video generici, ma fai anche proprio il rapporto one to one, quindi una qualsiasi donna che si vuole reinventare, fa una vita non soddisfacente, oppure ha già iniziato un'attività che le piace ma non sa come prendere, come spiccare il volo, diciamo, le crei proprio un rapporto dove vai a sciogliere queste resistenze che già prima anticipavi, per poterla aiutare a prendere il via. Puoi portarci anche qualche esempio? Io direi che ce ne sono tanti tra quelli che a me hai già anticipato, di donne anche sessantenni
che hanno deciso di cambiare la propria vita e lanciarsi in un'attività completamente diversa ma più soddisfacente, che le sì. fa sentire realizzate. Un esempio di una donna sessantenne che non credeva più nei propri sogni e mi ha incrociata per caso sui social e ha iniziato proprio a fare i miei percorsi è Giovanna Barbato, ad esempio, che lei ha sempre avuto questo amore per la terra, per le erbe, coltiva le sue erbe in modo del tutto naturale e con estremo amore e tanta serietà. E con me ha creato Tisane d'Autore, che è un brand di sue tisane e le vende in tutta Italia e ogni volta che ha la produzione pronta vanno sold out nel giro di pochissimi giorni e diciamo ha realizzato che un sogno. A qualsiasi età sì. non c'è una fine, nel senso che i sogni si possono realizzare anche quando magari si è già in età più avanzata. Certo, non c'è. E pensa che mi trovo anche donne di 40 anni che dicono: ah, ma Luana, ma quindi tu mi stai dicendo che io ho 40 anni ormai, non ho finito e posso comunque realizzare qualcosa nonostante l'età? E io, Giovanna, di solito ci spalleggiamo su questa cosa, diciamo: se ce l'ha fatta lei a 60 anni ce la puoi fare anche tu a 40. L'età è un limite mentale, non è assolutamente un limite oggettivo per realizzare il tuo successo. Come ovviamente ce la si può fare anche a 20, perché assolutamente 40, ma anche le ragazze giovani, perché no? Quindi il tuo range di età, diciamo che varia proprio dai 20-25 fino ai 60. Assolutamente, sì. Sì, sì. Qualsiasi età va bene. Sì. Libri. Sì. Abbiamo libri. Due libri bellissimi sì. che tutte possiamo acquistare e trovare per prendere spunto. Sì. Allora, Una mamma in business. Sì, è il primo libro. Una mamma in business. Di che cosa tratta? È il primo libro che ho scritto e ricalca proprio la mia storia. Ricalca il fatto che, come dicevo prima, il cambio di identità, questo profondo cambio di identità che sentiamo dentro e come poterci quindi ristrutturare, riorganizzare la nostra vita implementando anche qualcosa che noi amiamo fare. Quindi Una mamma in business è dedicato a tutte quelle donne, mamme che hanno voglia di vivere la vita ancora a 360 gradi senza impazzire e ci sono un sacco di esercizi da fare e per me è un grande orgoglio perché da quel libro sono nate tante attività, tante donne mi scrivono, mi dicono: ah, Luana, sai, ho seguito questo, ho fatto l'esercizio, ho capito, mi hai cambiato la vita e questo è fantastico. E quindi si può iniziare tutte. Sì, assolutamente. Dobbiamo iniziare. E poi La terza rivoluzione femminile. La terza rivoluzione femminile. Che è il tuo secondo libro, anche quello con tanti esercizi pratici sì. che ci possono cambiare la vita. Sì, sì, sì. E lì parlo della differenza che c'è tra il cervello dell'uomo e il cervello della donna e su questa cosa voglio sottolineare il fatto che non è Luana Schweizer a dirlo, c'è cioè la scienza che lo dice. Che è una cosa che fa un po' ridere detta così delle differenze. Però sono proprio le propensioni, no, che ha l'uomo rispetto a quello della donna e siamo diversi. Quando dico diversi a volte vengo attaccata perché non si capisce che dico uguali, cioè stesso diritto di uguaglianza, ci mancherebbe altro, ma nel rispetto delle nostre diversità. E noi donne abbiamo ancora troppi pochi esempi di ispirazione femminile ai quali attingere, ai quali proprio dedicarci e spesso le donne, se guardiamo tutte le donne che hanno fatto carriera, che sono diventate imprenditrici, hanno un po' scimmiottato gli uomini andando a rinunciare a una parte che invece per noi donne, se ci guardiamo dentro, è importante, la famiglia sì. È importante trovare un equilibrio e ci sono tante caratteristiche intrinseche di noi donne che spesso vengono denigrate e vengono viste come debolezze che se invece impariamo a utilizzarle come nostri punti di forza ci portano mille anni luce avanti. Sì, e poi credo che sia anche un buon esempio per i nostri figli, maschi o femmine che siano, sì, avere una mamma realizzata che si ama, credo che sia amore in più anche per loro, non è togliergli amore, ma assolutamente insegnargli poi qualcosa, certo, in più. Insegnargli che raggiungere i propri sogni, perseguire i propri sogni, raggiungere i propri sogni è la normalità, non l'eccezionalità. Allora Luana, ti va di fare un giochino adesso per conoscere sì. anche un po' chi sei, oltre a che cosa fai? Volentieri, speriamo. Allora, io qua davanti a me
delle carte da gioco. Sì. Dove ci sono tante domande. Adesso le mischiamo e ne scegliamo tre. Te ne faccio scegliere tre. Va bene. Che saranno tre domande a sorpresa. Allora, io direi facciamo tre mazzettini. Sì. Ne scegli uno e da quel mazzetto scegli tre carte. Scegliamo quello in mezzo. Quello centrale. Sì. Dimmi tu. Questa qua. Questa qua. Sì. Allora, le tengo qua nascoste. Questa qua. Questa. E questa qua. E questa. Ok, vediamo un po' a sorpresa che domande ti sei scelta adesso. Allora, prima domanda. Sì. Believe in yourself. Sì. Credi? Tu credi? Sono fatta apposta. Sono fatta apposta. Questa domanda è proprio quella giusta. Che dovremmo farci un po' tutte rispondere. Sì. Tutte come adesso risponderai tu. Sì, allora, come tutte le donne, la risposta è a giorni sì, a giorni no. Giorni alterni. A giorni alterni. Dipende da come ci si sveglia. Dipende, dipende dallo stato ormonale in cui siamo, perché influiscono gli ormoni sul nostro essere, questo è indiscutibile. E credo di potercela fare, e nelle giornate no, accetto il fatto che quelli siano dei giorni in cui non credo in me stessa, li metto come in stand by, quindi accetto il fatto di focalizzarmi più sulle mie debolezze, su quello che non va, però non lo vivo come se fosse poi tutta la mia intera vita, so che ci sono dei momenti così e li accolgo. E credo che sia proprio questo il focus, cioè accettare anche sì. Le parti più dolorose sì. Della nostra vita per poterle superare e andare avanti a testa sì. Ancora più alta. Sì, e mi piace dire che questa è la normalità, il fatto che ci siano delle giornate in cui non crediamo in noi stesse, in cui vediamo che è tutto grigio di noi, è proprio la normalità, e quando noi lo accettiamo, allora il giorno dopo ci rialziamo con un'altra energia, un'altra carica. Ancora più forte. Sì. Andiamo a vedere la seconda domanda. Anche questa è una domanda abbastanza semplice. Il tuo cibo preferito? Da trentina ne avrete tantissimi. No, guarda, io lo dico sempre, nella prossima vita farò la food blog, perché mi piace, ci sono tantissime cose che mi piacciono. Però se ho un ricordo, se ho un ricordo da bambina che la mamma mi faceva perché mi faceva piacere, è la polenta col coniglio in salmina. Beh, è un piatto leggero. Sì, no? Sì, assolutamente. No, però giustamente sono piatti da montagna. Da io montagna, che lo vivo tanto anch'io, a me piace molto, sono quei piatti proprio coccola. Esatto, esatto. E mi ricordo la mamma ogni tanto lo faceva proprio per me la domenica a pranzo. E quindi è un bel ricordo, sì, che ti porti. Sì, sì, sì. Anche il cibo comunque ci collega a tante emozioni che, sì, che possiamo vivere. Andiamo. Vabbè, è tutto in linea. Ami cucinare. Ah, bene. Allora, ami cucinare. In realtà non più tanto, sono sincera. Mi piaceva più quando ero manager, cucinavo. Avevo un po' più tempo e cucinavo per rilassarmi. Ora mi appassiona così tanto quello che faccio che il cucinare è diventato un di più. Un di più, un è di meglio più. Mangiare e trovare. È meglio pronta. Mangiare e trovare pronto, assolutamente sì. Quindi fare la gura mentre trovi qualcosa di pronto. Esatto, cucinato, esatto. Magari da qualche donna che ha intrapreso questa carriera, che ha intrapreso la carriera della cucina, appunto. Da food blogger che fa al posto appunto, nostro. Appunto. Come ben, cioè, avrai capito, anch'io non sono una che ama cucinare, preferirei trovare tutti i giorni pronto. Però c'è anche quella parte, c'è anche diciamo che poi da dopo fare. Noi donne, noi mamme, soprattutto per poter dar da mangiare ai nostri figli, lo dobbiamo comunque fare. Sì, sì, comunque lo dobbiamo fare. Comunque lo dobbiamo fare, la cosa bella è quando ad esempio iniziamo a coinvolgere anche tutta la famiglia, anche mia figlia, ed è bello farlo assieme, allora non diventa più il cucinare, diventa il giocare, diventa l'integrare tutto, però tendenzialmente se potessi esprimere un desiderio sarebbe proprio quello di trovare sempre tutto pronto. Ecco, si sa mai che sa veri. Si sa mai. Dacci tutti i tuoi contatti, social, non social, dove ti possiamo trovare? Allora, mi trovate sulla pagina Facebook Luana Schweitzer Business Your Life. Ho un gruppo Facebook dove ormai siamo quasi 10.000 donne,
si chiama Business Your Life Official Group. Entrate lì perché c'è un regalo bellissimo che si chiama la sfida delle 13 settimane. Ormai da 5 anni c'è questo percorso di coaching gratuito che dura 13 settimane e cambia la vita a tantissime donne. Io ci proverò. Ed è bello, è veramente bello. E invece su Instagram mi trovate come Business Gura. Ci tengo a sottolineare il fatto che la parola gura è un po' un prenderci in giro, un po' uno sdrammatizzare il fatto che dobbiamo sempre sentirci gure di qualcosa. Ecco. Grazie mille per essermi venuta a trovare qui nella nostra Brescia, provincia, diciamo, siamo sul lago di Iseo. È stato un piacere. Di aver fatto questo bellissimo viaggio per raccontarci ciò che fai e chi sei. Grazie. Grazie a tutti voi. Grazie mille. Grazie.